Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess, il primo video del 2021. Ho pensato di analizzare insieme a voi una partita che ho giocato alla Railton Cup di Stoccolma il 1 gennaio del 2018. Essendo una partita di Capodanno, tra me e i miei amici c'era questo scherzo per cui si diceva che chi vince a Capodanno vince tutto l'anno. Dunque potete ben immaginare quanto tutti quanti ci siamo impegnati per quel turno. La mia avversaria era una giovane indiana di 2189, anche io all'epoca avevo all'incirca quell'elo, quindi era una partita abbastanza equilibrata. Vado velocemente per quanto riguarda l'apertura, perché non è ciò che ci interessa di più. È stata una Scheveningen, che io ero solita giocare nel 2018, e la mia avversaria ha scelto la linea con alfiere E2, che pur essendo una delle più giocate, devo dire, non mi dava particolarmente fastidio, sicuramente non quanto l'attacco Keres. Su alfiere 2 e alfiere 7, entrambi i giocatori hanno uno sviluppo più o meno normale, ma qui re H1 non è la mossa principale. Di solito il bianco preferisce cominciare ad attaccare e prendere spazio sul lato di re con la mossa F4. Cavallo C6, alfiere 3, alfiere di 7, cavallo B3. Il bianco spesso toglie il cavallo da D4 per evitare che il nero reagisca con la mossa E5. E su cavallo B3 io ho deciso di cominciare anche io a dare fastidio con la mossa A5, pur non essendo la mossa più normale. Di solito si preferisce fare A6 con l'idea di spingere in B5, come in tutti i tipi di siciliana. In partita su A5 A4, il bianco cede per sempre la casa B4 e quindi io ne ho approfittato subito mettendo il mio cavallo. F4, alfiere C6 e il nero a questo punto si prepara per realizzare la tipica spinta in D5. Alfiere F3, donna C7, cavallo D4, torre D8, donna E2 e adesso dopo cavallo D7, torre F2. Torre C8, il bianco prende una decisione e gioca cavallo B5, costringendomi a dare la mia coppia degli alfieri. È innegabile che in questa posizione il bianco stia leggermente meglio, ma il bello della Scheveningen è proprio quello, continuare a lottare mossa per mossa. E infatti adesso arriviamo al momento critico che voglio farvi vedere. Dopo G6, il bianco gioca donna D2, che è un errore. Per quale motivo secondo voi donna di 2 è un errore? Pensateci e adesso vi dico la mia spiegazione. Semplicemente, in tutti i tipi di posizioni, mettere la propria regina sulla stessa colonna della torre non è mai un'idea geniale. Certo, ci possono essere delle eccezioni, però qui salta subito all'occhio che se il nero riuscisse ad aprire la colonna D, la donna in D2 starebbe veramente male. Eppure D5 subito non sembra una grande mossa. Dunque io ho giocato E5. E5 è la spinta di rottura tipica della Scheveningen quando il bianco gioca F4. Voglio aprire la colonna D contro la donna. Cavallo E2, chiaramente il bianco non può fare F per E5 perché su D per E5 a questo punto perderebbe il proprio cavallo in D4. Allora la mia avversaria ha scelto cavallo E2 e adesso arriva la seconda spinta di rottura, D5. Questa combinazione di E5 e D5 è quella che mi ha permesso poi di vincere la partita, perché adesso tutte le linee si aprono. Da un lato si potrebbe pensare che questa apertura della posizione possa convenire al bianco, in quanto è colui che possiede la coppia degli alfieri. Però i suoi alfieri comunque non puntano contro il mio re e quindi grazie alla posizione del cavallo in E2 che non si trova tanto bene della donna in D2, il nero riesce a prendere l'iniziativa e ottenere un bel vantaggio. E per D5 e adesso che mossa giochereste? Chiaramente non si può prendere in D5 perché è difeso sia dall'alfiere in F3 sia dalla donna in D2. Allora dobbiamo prima togliere uno dei due difensori. E4.
Il bianco ha giocato alfiere per c5 e a questo punto un'altra mossa intermedia. E per f3, alfiere per e7. Chiaramente io ho dovuto calcolare questa linea nel momento in cui ho giocato e5, ma essendo tutta forzata non ho avuto particolari difficoltà. Ho catturato in g2 e dopo re per g2, donna per e7, pur essendo il materiale circa pari, la posizione del re in g2, che non è per niente al sicuro, avvantaggia il nero. Cavallo c3, a questo punto c'è un tatticismo abbastanza carino per riprendere il pedone in d5. Cavallo per d5, perché se il bianco catturasse in d5, ci sarebbe donna e4 scacco, re g1, torre per d5 e qui la posizione è nettamente superiore per il nero. Tornando indietro, dopo cavallo per d5, il bianco gioca torre a e1. Cavallo per c3, anche io voglio cambiare i pezzi, però voglio farlo in mio favore. Tra l'altro, aprendo ancora una volta la colonna C, voglio rifarmi sul pedone in c2, in generale voglio entrare con un pezzo sulla seconda traversa. Ricordatevi che mettere una torre sulla seconda o sulla settima traversa è sempre una buona cosa, soprattutto se il nostro avversario ha il re sulla seconda in g2, come in questo caso. Donna per c3 e qui ho giocato donna d7. Donna f3, donna per b5 e adesso mi è bastato semplicemente concretizzare il mio vantaggio. Su torre f2 ho mangiato un altro pedone in b2, donna e4, donna b5. Qual è il piano del nero a questo punto? È quello di spingere il proprio pedone passato in a4, sia cambiando le donne ed entrando in un finale di torri, ma anche, possiamo dire, giocando contro il re dell'avversario, quindi giocando per l'attacco. Chiaramente si può fare sia l'una sia l'altra cosa, però io ho scelto di vedere prima quale fosse il piano del mio avversario. Torre e2, a4, donna f3, donna b2, voglio controllare la casa di promozione del mio pedone e anche la casa a3, in modo da poterlo spingere in sicurezza. F5, il bianco prova ad attaccare, aprire la colonna F e cercare un controgioco, però non c'è veramente del controgioco in questa posizione e dopo torre per C2 il nero ha ben tre pedoni di vantaggio, dunque la posizione è persa. Su F per G6, H per G, qui basta semplicemente stare attenti, non prendere nessun perpetuo e la posizione è vinta. Io avrei potuto cambiare subito le torri, ma ho preferito fare torre D2. A questo punto abbiamo cambiato e dopo re G1, nonostante ci fossero altre mosse più forti, il mio unico pensiero era quello di cambiare le donne con donna D4 scacco, entrando nel finale di torre vinto, grazie ai due pedoni passati uniti in A e in B. Però la mia avversaria non voleva cambiare le donne e ha preferito fare re H1, che è un errore, perché a questo punto, dopo donna F2, sia la mia donna sia la mia torre stanno puntando sul pedone in H2. Sto minacciando matto e la verità è che il bianco non si può difendere. Donna 8 scacco, re H7, gli scacchi sono finiti, così come la partita. Dunque, sono riuscita a vincere la prima partita dell'anno 2018. E devo dire che non so se anche voi credete in queste cose, però effettivamente da lì il mio 2018 è stato un grandissimo anno scacchistico, ricco di soddisfazioni. Dunque, vi chiedo per questo 2021 quali sono i vostri obiettivi scacchistici e non. Mi raccomando, scrivetelo in chat. Tanti auguri per un sereno e felice anno nuovo da Titan Chess.